per questa interruzione. Mancano un minuto e mezzo alla fine della gara del Dall'Ara Bologna-Napoli. Siamo sul 2-2, una partita dalle due facce con un discreto Napoli per 60-70 minuti. Poi la fatica è venuta un po' fuori, qualche cambio, si è abbassato un po' il livello generale. Ci sono stati quindi questi piccoli passaggi a vuoto che hanno riportato il Bologna sul pareggio. Una partita un po' strana, di quelle classiche di fine campionato, con un Galdo incredibile, minchia, e un pareggio che sta venendo fuori. Sarà ancora questo minuto da vedere. Rinunceremo a qualche record, amen, ce ne faremo una ragione, no? Perché ci siamo voluti dare la motivazione di andare a vincere per questi record. Come se contassero qualcosa, quando invece l'unica cosa che poi alla fine conta è il triangolino verde in mezzo al petto che porteremo per tutta la prossima stagione. Quindi a qualcuno può dar fastidio, qualcun altro festeggerà magari il fatto che non siamo riusciti ad acchiapparci questo record. Davvero, lascia proprio il tempo che trova. Qualcuno dice, vabbè, hai vinto lo scudetto ma non hai battuto Sarri. Ma che cazzo me ne frega, lui lo scudetto l'ha lasciato in albergo a Firenze, quindi cioè, di che cosa stiamo parlando? Quindi sarebbe stato bello, ma tutto sommato ce ne facciamo tranquillamente una ragione. C'è però un'ultima punizione con il pallone che sta per essere buttato in aria da Giacomino al 93, no, siamo al 97 a dire il vero. C'è Zambò, la parata di Skrupski che prova a ripartire, la palla in profondità, c'è Sansone che fa il gol del 3-2, ma sembra essere un chilometro e mezzo in fuorigioco. Però adesso lo rivediamo. Qualcuno è salito tardi? Non mi pare che ci sia stato qualcuno che sia salito tardi, mi sembravano saliti tutti bene. Ce lo vediamo. Io con la mano, il Skrupski è perfetto, Dominguez. Sì, è fuori. Era Zerzinski, che è stato bravissimo. È fuori, ha fatto un bel passo in avanti, cioè non ha fatto il passo all'indietro Berezinski. Quindi ha lasciato in fuorigioco Sansone. La notizia è la doppietta di Victor Osimhen. Doppietta di Victor Osimhen che lo porta a quota 25, capocannoniere della Serie A. Successo soltanto altre tre volte negli ultimi 23, 24, 25 anni, quindi è comunque un avvalorare un'impresa, quella degli azzurri che vincono lo scudetto e portano anche il capocannoniere del campionato. È finita 2-2 al Dall'Ara. Diciamo che ci siamo fatti delle idee su qualcuno. Io per esempio me ne sono fatta una del tutto personale su Zerbin, che ha giocato da titolare, al di là del fatto che abbia giocato su una fascia che non è di sua competenza, ma lui è sempre stato nelle sue esperienze una sorta di piccolo jolly, quindi gioca qua, gioca là. Il problema di questo ragazzo è che non mi sembra ad un livello così alto da giustificarne la presenza in rosa anche per l'anno prossimo. Non è assolutamente in grado di essere determinante a certi livelli, si vede proprio nel modo di essere, perché è un ragazzo molto vispo. Potrebbe fare una gran bella carriera in una squadra come un Bologna, ecco, farebbe la sua porca figura in una squadra come un Bologna, però a questo livello, quando devi giocare in Champions League, quando devi lottare per le posizioni d'alta classifica, si fa fatica a immaginartelo con molte più presenze rispetto a quelle che gli sono state concesse in questa stagione. Ma potremmo dire questo anche di altri che il campo non lo vedono, perché o per esempio anche Berezinski, no? Che si parla di un suo ritorno alla Sampdoria, quindi lo scambio che è stato fatto con Zanoli per permettere a Zanoli di giocare con continuità non sarà definitivo. Berezinski tornerà alla Sampdoria, poi il suo futuro scopriremo quale sarà, però non la possiamo considerare una valida alternativa a Di Lorenzo. La valida alternativa a Di Lorenzo è rappresentata da Zanolone, che continua a fare comunque ottime prestazioni, quindi va riportato a casa il buon Alessandro e bisogna investire anche su di lui. Amici stracandi, io non ho altro da aggiungere, anche perché
la partita non ci ha dato modo di trovare altri spunti. Vivremo un'altra settimana di passione, l'ultima probabilmente settimana di passione alla scoperta di quello che sarà il futuro di Giuntoli, il futuro di Spalletti, chissà, magari anche il futuro di qualche giocatore. Questo mi viene difficile pensarlo, ma tant'è. La prossima partita, la reaction, sarà sicuramente a Napoli, perché saremo a Napoli. Bisogna adesso capire quando metteranno in vendita i biglietti per riuscire a capire se riusciremo ad accaparrarcene uno di questi. Io nel frattempo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di domenica e ci rivediamo in settimana. Alla prossima, ciao!